Mentone, Costa Azzurra, 23 marzo 1994. Come ogni mattina, Guido Sermenghi, imprenditore miliardario di 70 anni, al volante di una Citroën, esce dal cancello della sua villa in Rue de Gorbio. Sono le 9.30. Una moto con due giovani a bordo affianca l'auto, la canna di una pistola spianata all'altezza della testa e il bagliore di uno sparo. Il colpo sfiora Sermenghi, l'imprenditore si getta sul sedile laterale, il killer spara altri due colpi in rapida successione prima che la moto si dileghi. Guido Sermenghi è illeso, ma pochi metri indietro al suolo giace un passante, Christian Ballestra, è l'unica vittima di quell'agguato. Ma chi vuole la morte di Guido Sermenghi? Ha paura l'imprenditore, ma soprattutto è convinto che dietro quei colpi di pistola ci sia sua moglie, Maria Teresa Piva, che nel frattempo si è trasferita nella residenza milanese di via Monte Napoleone e con la quale ha in corso una tormentata vertenza di divorzio. Il mistero è finto. Approdano a un punto morto le indagini della polizia francese. Su insistenza di Sermenghi, le riapre la procura di Milano. Si riparte dalla moto abbandonata dai killer davanti al casinò di Mentone e dalle telefonate anonime pervenute a Sermenghi. La targa della moto e i tabulati telefonici consentono agli inquirenti di ricucire gli indizi e di risalire ai responsabili dell'agguato. 10, tra esecutori, intermediari e mandanti, sono le persone incriminate per quell'omicidio, tra cui Maria Teresa Piva, il suo compagno Livio Celotti e l'avvocatessa Katia Re, legale della Piva. Nega Maria Teresa Piva la volontà di uccidere il marito, ma la Corte di Assise di Milano per quell'agguato le attribuisce un movente passionale e un movente economico. Il 20 dicembre 1997, il verdetto. Ergastolo per Maria Teresa Piva, per Katia Re, per Livio Celotti, considerati mandanti. Ergastolo per il killer Ciro Magrelli. Pesanti le condanne per gli altri componenti la banda. Il 25 maggio 1999 la Corte d'Appello di Milano cancella gli ergastoli e riduce le condanne anche agli altri imputati. In attesa della Cassazione, Maria Teresa Piva sconta agli arresti domiciliari 21 anni e 6 mesi di reclusione. Signora, lei ha commissionato quell'agguato mortale. È una cosa assurda. Posso solo dire questo. Quando è stato messo in atto l'agguato, lei da quanti anni era sposata con Guido Sermenghi? Ero sposata dal 72, però dal 64 vivevamo insieme. Signora, la sua storia con Sermenghi ha un esordio molto romantico, vero? Insomma, ce lo vuole ricordare? Sì, io ho conosciuto mio marito al mare, mentre ero con mio figlio. Al mare era Forte dei Marmi. Forte dei Marmi. Ecco, lei era Forte dei Marmi con suo figlio. Con mio figlio. Ecco, perché lei aveva un precedente matrimonio. Un precedente matrimonio fatto da ragazza senza consenso. Ed era un matrimonio, diciamo, rotto. Quindi diceva, di quest'uomo a lei cosa è piaciuto? Cosa l'ha emozionata? Cosa l'ha affascinata? La serietà, era più grande di Quanti me. Quanti anni aveva più di lei? 16. Comunque lui era innamorato di lei, insomma. Lui era pazzo di me. Quindi è stato un colpo di fulmine per entrambi, diciamo, sì, sostanzialmente. Certo, certo. Lei va a vivere con Sermenghi, vero? Sì. Ecco, dove andate a abitare? Dunque lui aveva avuto un'agenzia da un anno. Un'agenzia di cosa? Assicurazioni. Che era il suo lavoro, quindi. Che era il suo lavoro, sì. Vivevamo in un piccolo appartamento nel centro di Como, però lui già pensava di costruire una casa per noi, i soldi miei, poi i soldi suoi, abbiamo avuto questo appartamento. Dove siete poi andati ad abitare? Certo, sì. Signora, certo. Lei non porta con sé anche il suo bambino? Subito no, non ho potuto. Le ho fatto questa domanda perché siccome nel corso del processo è stato detto che lei aveva abbandonato suo figlio, sì, signora. Quindi, sì. Insomma, no, volevo chiarirlo con lei. Poi lei, pensi solo all'amore che se un figlio abbandonato non ama una madre come mi ama mio figlio. Senta signora, torniamo a Sermenghi, era un uomo ricco quando lei lo ha conosciuto? No, iniziava perché doveva farsi clienti, mi ha dato l'agenzia ma era vuota di clientela,
quindi doveva farsi la clientela. Era all'inizio? Insomma. All'inizio proprio, sì. Quindi lei ha scelto l'uomo, diciamo, non la posizione. No, ci mancherebbe altro. Ecco, lei nel primo periodo del rapporto con Sermenghi lavorava, signora? Sì. Lavorava anche lei? Sì. No? Che lavoro faceva? Io avevo un laboratorio di maglieria. Producevo e vendevo poi in un negozio mio. A Milano, via Monte Napoleone. Via Monte Napoleone, sì. Ecco, signora, dividiamo in segmenti la sua vita. E parliamo di questo primo segmento della sua vita con Guido Sermenghi. Lei che ricordo ne ha? È un ricordo felice, una vita felice? Sì, un ricordo felice. Insomma, che... Sì, è un ricordo felice. I primi anni sono passati felicemente, anche con le difficoltà che a volte mi creava con mio figlio. Non gradiva, sì. Complessivamente il suo rapporto con Sermenghi, e parliamo di questo primo segmento, è un rapporto valido. Tant'è certo, che lei nel sì. 1972, appena varata la legge sul divorzio, lei sposa Sermenghi. Certo. Ora, facciamo un salto, arriviamo nel 1978. 78 è per voi un anno di svolta. Sì, vero, perché è l'inizio di un segmento importante della vita vostra. Cosa succede in quell'anno, signora? Nel 78 viene proposto da un amico di cambiare lavoro, di andare a Napoli e mettersi nella vigilanza perché era molto redditizia, e lui ha deciso di andare. Ha scelto questa strada qua. Questa decisione, ecco, questa scelta di cambiare mestiere e anche di cambiare vita, Guido Sermenghi la concorda con lei? No, assolutamente. Le decisioni le prendeva sempre solo lui, non io. Comunque per suo marito questa scelta professionale, diciamo anche coraggiosa, perché è proprio un cambio, una svolta a 360 gradi, si rivela poi una scelta vincente? Certo, molto molto vincente. Quindi per voi, diciamo, Napoli rappresenta sostanzialmente benessere, la ricchezza, sì, diciamo, la ricchezza, sì. Ecco, ma a lei che aveva sempre lavorato, signora Maria Teresa, piaceva vivere da ricca signora? Ma io lavoravo anche a Napoli. Perché io a Napoli lavoravo 24 ore al giorno facendo le pubbliche relazioni per lui. Mi spiego. Noi avevamo una casa Capri e tutti i personaggi più importanti, sia i politici, tutto il primo... La Prima Repubblica. La Prima Repubblica è passata da casa mia e... tutti i grossi personaggi industriali, sia italiani che esteri, di conseguenza queste persone vogliono essere curate. Quindi lei... Io ogni due sere avevo 40 persone a cena. E questo perché giovava a suo marito professionalmente? Certo, ma giovava a noi, io consideravo un lavoro per noi. Ma suo marito, ecco, lei era grato di questo, così le rendeva merito per quello che lei faceva? No, mio marito... mi usava come biglietto da visita, io ero il suo biglietto da visita. Signora, oltre a curare le pubbliche relazioni di suo marito, lei era anche al corrente degli affari di suo marito? No, cioè... gli affari lui li ha sempre trattati in privato, sono sempre stato all'oscuro di tutte le sue cose. Lei era a conoscenza degli introiti di suo marito? No, della quantità, lei dice, sì. No. Dei guadagni, insomma, lì. Sapevo che guadagnava moltissimo, ma non... Cioè, la ricchezza arriva, La ricchezza, forte, sì, forte, ma non... Il vostro rapporto di coppia, com'era in quel periodo? Buono, penso come tutti i rapporti, con gli alti e bassi, con... Lui era un uomo che sempre si conservava il suo lato di libertà. Comunque il periodo napoletano, signora, anche per Sermenghi... non è tutto rose e fiori, perché nel 1982 gli accade qualcosa di grave, è un brutto anno per Sermenghi. È stato operato, uscito dalla sala operatoria, il medico io gli ho chiesto, senta, se fosse suo marito, suo padre, suo fratello, che cosa farebbe? Io voglio cercare il meglio al mondo che c'è per mio marito. Questo dove, in America? In America, è stato ricoverato, è stato rioperato, riaperto, rivisto.
Comunque lei sostanzialmente gli ha salvato la vita, diciamo. Due volte, non una. Perché bastava che li lasciassi fare, non lo guardassi o non lo curassi come lo curavo. E poi è guarito, grazie a Dio. Sì, sono andata anche a Lourdes a ringraziare la Madonna. Questo periodo così intenso di travaglio, di dolore e anche di vicinanza, crea un clima di maggiore affiatamento fra voi, di maggiore coesione? No, lui si era incattivito. Sì. Durante la malattia si era incattivito e quindi li lasciavo, anche dopo che lo sapevo guarito, gli ho lasciato il massimo della libertà, della tranquillità, perché ho pensato forse ha bisogno di recuperare questo spavento. Tante cose gli ho permesso che non avrei dovuto permettergli. Abbiamo parlato di segmenti di vita e nel 1987 c'è un'altra svolta, inizia un nuovo segmento di vita, perché dopo 9 anni di vita napoletana suo marito improvvisamente decide di lasciare Napoli. Sì. E di trasferirsi a Monte Carlo. Sì, lui era già a Monte Carlo, mi chiamò da Monte Carlo, mi si senti, io la casa l'ho già venduta, dobbiamo arredare Monte Carlo, la casa di Milano è quasi pronta, quindi scegli le cose che andranno a Milano, quelle che devono venire a Monte Carlo, fai tu, io non mi muovo di qua. Cioè non ha concordato con lei, questo voglio capire. No, non concordava mai niente con me. Mandare Napoli per me è stato una sofferenza. Amo Napoli, amo i napoletani. Quindi lei lasciava qualcosa che le era caro, insomma, sì. Si era radicata, e tornava in parte del mio cuore è rimasto là. Monte Carlo. Sì. Ecco, nella sua storia segna purtroppo una svolta. Sì. Ecco, vogliamo ricordarlo. A Monte Carlo ho capito che per tutta la vita ero stato solo un biglietto da visita e nient'altro. Finito il lavoro importante di Napoli, io non gli servivo più. I biglietti da visita quando non servono si buttano, non gli servo più. Sono fatta vecchia, sono diventata nonna, lui odia le persone che si fanno vecchie. Lui odia vedere, mi odiava vedere che invecchiavo. Ma gli anni passavano anche per lui, signore. Sì, ma lui vedeva i miei e quindi mi misurava i suoi, forse, non lo so. Signora, che cosa succede? Accade che un giorno, mettendo a posto il suo un vestito, ho sentito una chiave nella tasca. E siccome lui aveva lo studio e teneva sempre la scrivania chiusa a chiave, io non ho mai potuto aprire questa scrivania, per cui ho sentito questa chiave e mi è venuta l'idea, ma fa vedere che è la chiave del segretario, ho provato, era quella, ho aperto il cassetto e ho trovato gli annunci fatti sul Corriere con tanto di ricevute e su altri giornali dove lui, ricco, ricchissimo uomo con villa in Costa Azzurra, cercava per rifarsi una vita una ragazza massimo 27enne, adesso non vorrei una parola più una meno, massimo 27enne, però lo chiedeva anche lui i suoi buoni requisiti. Alta, bionda, che sapesse parlare le lingue, che fosse signora, che avesse un bel aspetto, eccetera. Garantiva una vita felice e serena. A quel momento è stato un momento piuttosto, è stata la prova che non era l'avventuretta questa volta. Questa volta proprio avveniva il cambio. Famoso cambio di biglietto, ma con me ancora là. Ora ho deciso che non lo volevo più. Ma lei cosa ha fatto? Gliel'ha contestate? Sì. Di fronte cosa ha fatto di queste foto? Quando li ho trovati a tavola gli ho detto, ma tu fai degli annunci sui giornali. Io quando, ma non esiste. Avevo i suoi annunci vicino e glieli ho sbattuti sul tavolo. Ecco i tuoi annunci. Li ha arraffati. Io gli ho detto, prendili, tanto ormai so chi sei.
non mi interessa. Ma lui l'ha ammesso? Voglio andare dall'avvocato. No, lui non ha ammesso. Lui ha detto che non erano suoi, che erano di un amico. E un amico tiene, cioè tu tieni le inserzioni fatte da un amico, chiusa chiave. Ecco, però un uomo che vuole sbattere fuori una donna ti dice sì, effettivamente. Sì, quello che mi ha fatto decidere che non lo volevo più è proprio questo. Lui non mi ha confrontato con un'altra donna. Questo è quello che mi ha fatto male. E io, per dignità, per i soldi, per i suoi soldi, la mia dignità è molto più importante di lui e dei suoi soldi. Quindi, diciamo, lei ha scelto di separarsi da lui, certo, di andarsene. Certo, ma io come posso stare con un uomo anche arcimiliardario che dopo 30 anni di matrimonio mi butta nel cestino? Ma come posso stare? Ma che donna sarei? Scegliendo di separarsi da Guido Sermenghi, ecco, sapeva che il momento in cui non fosse più stata la moglie in carica, la titolare, sempre, diciamo, avrebbe dovuto rinunziare a una serie di privilegi. Lei, parliamoci della signora miliardaria. L'ho comunque sempre saputo. Ma lui ha fatto qualcosa per trattenerla con sé? No, lui ha detto che non voleva separarsi perché voleva il tempo per farsi fare le... Cosa? Per farsi fare gli atti di proprietà delle cose di Milano. Solo questo, perché quello che a lui interessa è il denaro, solo il denaro. Guido Sermenghi non è qui, quindi insomma io ascolto quello che dice lei e prendo atto. Signora, le pratiche della separazione, siamo nell'89, iniziano, ecco, naturalmente lei si rivolge nel 1989 sostanzialmente, ecco, lei si rivolge a un avvocato. Lei era al corrente dell'entità del patrimonio di suo marito? No. Anche perché lui non mascherava che tutti i suoi soldi non si sapevano dove erano, che erano tutti in società offshore. Signora, beh, appunto, però quando ci si separa, logicamente per valutare il mantenimento che è dovuto al coniuge che si separa, bisogna valutarla l'entità del patrimonio. Questo è quello che mi ha detto l'avvocato. Come avete fatto? Su che base lei ha potuto... L'avvocato di Monte Carlo diceva, lei è abituata a vivere un certo tenore di vita. Un uomo, facciamo che vale 200 milioni, ha tirato una cifra. 200? 200 milioni. Miliardi. Pardon, sì, miliardi. E chiediamo un appannaggio e la casa. Queste erano le richieste. Quando due coniugi si separano, sono sempre un po' azioni di guerriglia, ecco, fra i coniugi. Comunque nell'aprile del 1991 lei e Sermenghi giungete a un accordo. Alla fine del 1991 lei incontra Livio Celotti, che sarà a sua volta poi coinvolto in questa tragedia. Sì. Chi è Livio Celotti? Chi era insomma, all'epoca? Guardi, io l'ho conosciuto a un cocktail. Era un industriale, aveva lasciato la sua industria perché non andava più d'accordo con i fratelli e allora si era messo a lavorare a un progetto nuovo che aveva visto in America. Mi sembrava un buon lavoro, mi sono interessata e lui disse io, lui era disposto anche a farmi entrare in società con lui. Il progetto era, come si dice, non progetto, era un brevetto. Il brevetto era intestato a me. Era un apparecchio per distruggere gli aghi delle siringhe. Lei viene coinvolta in questo progetto perché? Cioè perché si lascia coinvolgere? Mi lascio coinvolgere anche perché penso che in fondo i miei assegni durano tre anni. Dopodiché io non ho più niente da mio marito, che cosa faccio? Mi vendo i quadri, mi vendo... Che cosa faccio per vivere? Volevo lavorare, avevo sempre lavorato, volevo lavorare. Ecco, ma la posizione economica di Celotti qual era? All'inizio, appena lasciati i fratelli, quando l'ho conosciuto io, non era ottima. Faceva fatica ad andare avanti con questo progetto da solo. Dopo sei mesi ha ripreso il suo lavoro, ha ricominciato a ricontattare i clienti e ha cominciato a lavorare guadagnando cifre. Buone. Grosse. Perché al processo
Invece Livio Cerotti è stato un po' dipinto come diciamo una persona anzi in gravi difficoltà, in difficoltà economica piuttosto, assolutamente. E tant'è che lui poi corrispondeva, separato dalla moglie con due bambine, corrispondeva un assegno mensile molto esiguo, 1.000.000, 1.200.000. Questo ufficialmente, ma il resto lo dava in nero. Poi appunto con Celotti questa rapporto che inizia in modo amicale, diciamo, sì, e poi sì, anche professionale, ha un'evoluzione. Certo, ecco. Mi sentivo sola, quindi mi faceva compagnia, era sempre disponibile, lavoravamo insieme, era gentile e tutto. Era anche innamorato, signora? Ed era innamorato. Signora, ma lei si sentiva con suo marito, con Guido Sermenghi? No. Perché Guido Sermenghi al processo ha sostenuto che lei in più occasioni lo ha minacciato, è vero questo? Io non ho mai minacciato mio marito. Ma lei gli avrebbe detto una cosa che lei poi ha ammesso, signora Pipa, avrebbe preso una mitragliatrice che sarebbe andata. Sì. Come ha detto lei? Sì, una mitragliatrice, mi mettevo davanti alla porta e gli sparavo. Sì. Sì, quello fu perché quando non vuole pagare il conto, andò subito dal dentista. Nel momento che io ho presentato la separazione a Monte Carlo, vedevo che il dentista non mi finiva mai il lavoro. E il dentista mi ha detto perché suo marito ha detto che lui non paga. E quindi. Comunque lei, per esempio, un'altra cosa che suo marito ha riferito, insomma, che lei una volta le ha fatto una telefonata in lacrime, gli avrebbe detto ritorna, guarda che ho messo una taglia di 30 milioni sulla tua testa, devo solo dare il via. Sono delle fantasie, sono pure fantasie. Signora, arriviamo al giugno del 1993. Sì. Accade un episodio che la sconvolge in quella data, che su di lei ha l'effetto di un detonatore, vogliamo ricordarlo riassumendo. Sì, dunque io mi vedevo spesso con mia sorella. Io ho una sorella che ha 22 anni meno di me, che considero una figlia, non una sorella. Il discorso cadeva sempre su io che mi lamentavo e che non capivo perché la mia vita doveva essere finita così e poi cosa avevo fatto di male perché lui mi trattasse così. E mia sorella in un colpo di nervi mi disse, ti dico io che cosa hai fatto di male, tu te lo dovevi lasciare 25 anni fa perché lui è un maiale. Io rimasi un po' senza parole. Perché, e allora comincio il racconto, lei era ospite a casa mia, aveva neanche 15 anni, noi dormivamo al piano notte a 4 metri le stanze una dall'altra, mi raccontò che mentre stava dormendo sentiva leggermente aprirsi la porta della camera da letto, sempre un po' di più, sempre un po' di più, e un ansimare che non capivo, un rantolare, lei, lei mi ha detto rantolare quando allora è stata ferma per un po' a ascoltare, poi spaventata, ha acceso il colpo la luce, si è trovata vicino al letto mio marito seminudo. In quel momento ha preso il coraggio a quattro mani e è scappata nella camera di mio figlio. Mentre lei parlava era come se un fulmine mi avesse colpito, cioè non ho risposto una parola, non ho detto niente, perché fu paralizzata. Va bene tutto quello che avevo passato, va bene tutto, l'amante, va bene questo, va bene quello, quello faceva quello che voleva, va bene che non ero nessuno, va bene che ero vecchia, va bene tutto. Ma che mi avesse toccato anche la mia famiglia, no, o che perlomeno avesse osato una cosa del genere, quello no, e quello se ce l'avessi avuto fra le mani gli avrei levato un'unghia alla volta, un'unghia alla volta, perché potesse soffrire. Signora Maria Teresa, io devo ricordarle che in sede processuale sua sorella ha poi ridimensionato questo episodio. Mia sorella perché signora? Perché? Non ha ridimensionato, è spaventata. Sofatto. Spaventata, spaventata prima di tutto da quello che è
una sezione penale come lei, ha visto spaventati tutti, ho visto gli avvocati, ho visto onorevoli spaventati, non doveva spaventarsi una ragazza che non ha mai avuto, non è neanche mai andata all'ufficio di polizia. Comunque questo fatto per lei è deflagrante, le scatena dentro l'universo. Una rabbia, una, non le posso dire se è rabbia, voglia di picchiarlo, voglia di... Odio. Un insieme di sentimenti, non uno solo. Per cui avrei voluto veramente picchiarlo se ce l'avessi avuto sotto mano. E non avendolo, mi sono tenuta questa cosa dentro per un giorno. Poi non ce l'ho più fatta, volevo pararne con qualcuno. E allora, poiché tutte le mie amiche erano in ferie, chiamo il mio, quella che era stato il mio avvocato, che era una donna, e le racconto, gli dico, tra tutto quello che ho passato mi è successo anche questo. Piangevo, non so, forse ero sconvolta, ero ancora sconvolta, sì che piangevo e dicevo che è un grande porco, che l'avrei menato e che non so cosa le avrei fatto, eccetera. E lei mi ha detto, hai ragione, è proprio un grosso porco, andrebbe veramente dato una manica di botte, così impara a stare al mondo. Io che non... Mi dice, ma perché non lo fai? Non lo fai tu, lo fai fare a qualcun altro, gli fai dare una rata di botte. Ci sono, paghi, te lo fanno. Io non è che fossi in un momento dove la mia testa era a posto. E poi era... mi gratificava. Il fatto di... che finalmente una volta anche lui dovesse soffrire. Sì, pensavo che queste cose si potessero fare solo nei film, invece si potevano fare. E allora dissi di sì. L'indomani mi chiamò e mi disse, senti, lei mi diceva sempre vuole 80 milioni, ma gli danno una bella ramazzolata che se la raccorda per la vita. Non so se il pomeriggio o il giorno dopo, io ero sempre d'accordo. Mi ha richiamato dicendo no, visto le distanze, visto le difficoltà che ci sono, ne chiedono 100. E io sì, io ero ancora nella, con questo desiderio. Per cui mi si va bene. Andai alla banca, presi i soldi che lei chiedeva, glieli portai in ufficio, glieli diedi così come gli aveva dati la banca. Adesso io la interrompo, signora. Sì. Lei mi dice, io sono nata dal mio avvocato, questo avvocato ha un nome e cognome, si chiama Katia Re. Sì. Ecco, Katia Re. Sì. Era una sua amica, signora? No, era ecco. Il mio avvocato. Era il suo avvocato. Recente, perché l'avvocato di Monte Carlo, quando mi disse vada a Milano, mi disse si prenda anche un avvocato italiano. Per la separazione. Sì. Ecco, quindi praticamente l'avvocato Cateri si insomma... In quell'occasione andai da... Quindi non c'era un rapporto di amicizia fra lei e l'avvocato Cateri? No, mi era stata presentata a Capri una volta. Era una conoscenza. Sì, una conoscenza. La domanda è, diciamo, il suggerimento della battuta, di quella che chiamiamo la battuta, insomma, di dare una lezione di botte a suo marito, il progetto parte da lei o parte da Cateri? Ma
Ma Katia Re, perché Katia mi dice, ma fagliele dare. A un porco del genere una bella battuta gli starebbe bene. Ora, Katia Re le dice, quando lei dice, mi parla di una persona. Di una ecco, persona. Lei le dice il nome di questa persona? No. Quindi lei non conosce, non sa chi no. è. Ecco, questa persona le dico io chi si chiama. Si chiama Antonio Filippone, agli atti del processo è uno degli imputati, principe di questo, sì. Di questo processo e di questa tragedia. Persona che si occupa degli affari, anche immobiliari, insomma, è un amico della signora Re, sì. Si occupa anche di, diciamo, di quelli che sono suoi affari immobiliari. Quindi a questo punto praticamente lei ha consegnato questi 100 milioni. Sì. 100 milioni, signora, non le sembrano tanti, per solo per delle bocche? Quasi 100 milioni mi sono sembrati tantissimi, sì. Però le voglio dire una cosa, io non conoscevo le tariffe dei crimini, non sono una criminale, per cui che posso dire, se ti do un calcio vale 5 milioni, se ti do una cosa. Per me sembrava, erano tantissimi, però era tanta. Però mi sembravano anche pochi, perché io per un miliardo, due, non sarei mai andata a dare delle botte a qualcuno. Ma lei si fa spiegare in che cosa sarebbe consistita questa lezione di botte? No. Due calci negli stinchi, due botte no. in testa? Lei mi ha detto fargli dare una mazzata di botte. Ma perché secondo lei le suggerisce questo così? Cioè questo comportamento che per una persona che diciamo per sua professione è una persona che deve andare nella direzione della legge e della giustizia, invece le propone così un'azione che è lontana poi da comportamenti non solo legali ma giusti anche. Non lo so, non le so rispondere a questa domanda. Perché la signora Re sa che cosa ha detto al processo, che anche lei, non si ricorda cosa ha detto? No. Che anche lei aveva avuto un'esperienza matrimoniale sì, molto simile, sentite, con una frustrazione, con una diciamo così, un abbandono traumatico. Perché lei ha sposato la sua causa? La mia causa? Sì. Non lo so. Lei ha detto, io sono stata fortunata perché sostanzialmente avrei voluto fare io a mio marito quello che poi ho consigliato a Maria Teresa Pino. Sì. Ecco. Quindi a questo punto praticamente lei ha consegnato questi 100 milioni. Sì, dopo quasi subito, dopo pochi giorni, quasi subito ho cominciato a sentire rimorso per questa cosa, a pensare che cosa avrebbe contato, quello che era stato, non si sarebbe tornato indietro. Quello che avevo subito. Che cosa avrei ottenuto con questo gesto? Solo un rimorso che mi sarei portato dietro. Nient'altro. Non mi avrebbe cambiato proprio nulla. E allora presi il telefono, volevo tornare indietro, volevo rinunciare. Si pente di, diciamo, di quella e cerca di rintracciare sì. l'avvocato. La cercai, ma non la trovai, la signorina mi diceva è fuori per commissioni, la ricercai, non la trovai e al terzo giorno mi dice ma la signora è partita, è andata in vacanza. Dunque io non era mia amica, io avevo solo il telefono dell'ufficio, chiesi quando tornava e mi disse torna il 5 di agosto per qualche giorno, provi allora, magari la trova in quei giorni. Ora signora, volevo chiederle questo. Lei parla a Celotti di questo suo... No, non glielo... no, io ho passato tutto questo periodo con questo rimorso tremendo di non riuscire a fermare questa Re a trovarla
e questo si ingigantiva di giorno in giorno dentro di me. Ma perché io purtroppo devo interromperla necessariamente, perché sempre al processo Antonio Filippone, che ricordiamoci, la signora va ai Caraibi, va in vacanza ai Caraibi, Antonio Filippone ha detto che lui riusciva a mettersi in contatto con la re. Allora logicamente i magistrati hanno detto: come mai lei non riusciva, se ci riusciva Filippone? No, scusi, Filippone, la re poteva avergli dato il numero a Filippone, ma non a me certamente. Insomma, io non ce l'avevo il numero. Perché la corte proprio su questa base non ha creduto ai suoi tentativi di mettersi in contatto con la re per revocarle il mandato. No, i tentativi li ho fatti subito. Lei vive in questo periodo, diciamo, mi diceva, giorni di tormento. Volevo farla finita, e per cui il primo giorno che sono riuscita a restare sola in casa ho preso tutti i medicinali che avevo, ne avevo tanti. Era il 15 agosto quando è successo questo? Sì, 15. Beh, lei ha tentato, sì. Mi hanno detto che il 15. È il 15 agosto, sì. Lei ha tentato il suicidio? Sì. Ecco, l'ha salvata Celotti, Lidia Celotti, vero? Sì. Lei voleva morire, signora? Sì. Era decisa sì. A morire? Perché lei lo sa, io devo sempre ricordarglielo, è il mio compito. Sì. La corte ha ritenuto che lei abbia tentato il suicidio perché non riusciva a ottenere che questo agguato fosse messo in atto. Io dico, come può pensare uno che vuole fare un crimine per ereditare di suicidarsi prima di fare il crimine? Perché il crimine non era stato fatto negli 8 giorni stabiliti. Vorrei tornare un momento a Guido Sermenghi. Guido Sermenghi, lei corrispondeva, continuava a corrispondere l'assegno in quel periodo? No, all'improvviso l'avvocato col suo bel sorrisetto, un po' la napoletana, disse: non ci sta. Sai che mi ha detto tuo marito? Che ha cambiato idea. Che non ti vuole più dare niente. Questo quando è accaduto, signora? Agosto. All'agosto del 93. Ma era l'avvocato suo o di suo marito, scusa, questo voglio? Era l'avvocato mio, che poi è diventato di tutti e due. Ho capito. Senta, signora, quindi lei cosa ha fatto a quel punto? A quel punto l'ho salutato, me ne sono andata e sono andata da un altro avvocato. Quale? L'avvocato di Celotti, però. Che era l'avvocato di Celotti, sì, perché bisogna tener conto che era anche stata, era l'unico che c'era. Che lavorassi. Non è stato Guido Celotti a spingere ad andare da suo avvocato? No, assolutamente. Perché io le devo dire sempre, signora Sibiva, la lettura processuale della vicenda, cioè che praticamente Livio Celotti avrebbe cominciato a sobillarla, così, a indurla a ridiscutere i patti di separazione e quindi di divorzio con suo marito, perché dal momento che in effetti la posizione di suo marito era di centinaia di miliardi, diciamo quello che offriva a lei. Un rapporto era uno spicciolo, a sobillarla, a dire: guarda che hai avuto poco. Livio Celotti mi ha solo cercato di proteggere. Comunque, praticamente lei in quel periodo, ecco, fa appunto queste contromosse che danno la sensazione che lei voglia combattere suo marito sul piano giudiziario, insomma. Certo, ma sul piano, certo, infatti, quando finalmente ai primi di settembre la re si fa viva e mi dice tutta allegra: ho saputo che hanno dato una bella battuta a tuo marito. Io, caduta dalle nuvole, gli ho detto: senti, prima di tutto io non sapevo che tu partivi così velocemente, io è da allora che ti cerco, te lo può dire la tua segretaria, perché non volevo più far niente. Meglio che mi chiami, nessuna battuta è stata data e grazie a Dio. Voglio i miei soldi indietro, non è successo niente. Quando lei dice alla re che vuole assolutamente che nulla accada, vuole revocare il mandato a picchiare, la re lo accetta come la disdetta di un ristorante, non so, di una prenotazione al ristorante, come un fatto normale? Non sì, se ne... sì, non ha fatto nessuna difficoltà, no. L'unica difficoltà è stata questo attimo di dire: ma io ho dato 40 milioni. E quindi? Perché hanno chiesto 40 milioni di anticipo, e quindi gli altri 60 per fortuna non li ho io nella cassetta. Lei li vuole tutti e 100, tutti io e 100, tutti e 100 tutti, milioni. Certo. Ecco, quindi perché devo pagare le ferie alla re, non lo so. Ecco, insomma, quindi lei
praticamente non chiede subito di riavere indietro questi 60 milioni. No, io li ho detto tutti, io li voglio tutti. Ora lei praticamente quando riesce ad averli? Li riesce ad avere subito questi soldi? Allora, lei è un avvocato, è anche abile, allora chiede un po' di tempo, 15 giorni, 20 giorni di tempo, riusciamo a averli, non c'è problema, la metteva sempre giù molto così. Io ogni 8 giorni telefonavo per avere questi soldi. E o era in tribunale o era occupata o non c'era, e così facendo passetto siamo arrivati a novembre, da settembre fino a novembre, e questi soldi non si vedevano. Processo con Livio, me. Ecco, Livio Celotti, proprio raccontato da lui, sì. Ha parlato appunto di un'irruzione che voi avete fatto a studio, sì, dalla Re, un'irruzione nel corso della quale lui avrebbe picchiato, dato, sì, i pugni sul tavolo e dire di darsi una svegliata, cioè di dare questi soldi. Ora, io devo ricordarle che questo vostro incontro burrascoso con la Re è stato letto dai giudici in una maniera che è altra rispetto a quella che lei e Celotti avete raccontato, cioè praticamente voi sareste andati lì a tempestare di pugni Celotti il tavolo della scrivania della Re per sollecitare che questo agguato mortale fosse messo in atto. Non è possibile, non lo so. Stiamo noi che andiamo a dire al giudice, guardi, noi siamo andati, non so. Cioè, mi vuole dire lei che voi siete andati, voi, insomma, avete detto voi questo fatto ai giudici, certo, no? Che semmai i magistrati non l'avrebbero saputo. Certo, e come lo sapevano? Siete stati voi? Certo. Ecco, però loro la lettura... Celotti poteva benissimo dire che non era mai venuto. Non l'aveva... Chi poteva dire che era venuto con me? A lei risulta che Celotti abbia incontrato da solo Caterin? No. Non risulta. Non riesco. Che sappia lei, Celotti ha avuto mai contatti diretti con Antonio Filippone, che ricordiamolo è l'intermediario fra la Re e il gruppo di picchiatori, chiamiamolo. Non mi risulta, non posso saperlo, non mi risulta comunque. Io devo ricordarle che dalla deposizione di Filippone agli atti del processo risulta che su richiesta della Re Filippone avrebbe chiamato Celotti da una cabina telefonica e avrebbe addirittura, ha detto Filippone, incontrato Celotti davanti a un bar, secondo Filippone, per assicurare Celotti che, diciamo, qualcosa di sarebbe successo nel giro di 2 settimane, qualcosa di grave a Sermenghi, intendo. Questo è quello che ha detto Filippone. Che Filippone ha incontrato Celotti? Questo ha detto Filippone al processo. Ha incontrato Celotti davanti a un bar? E che gli ha telefonato su richiesta della Re. A me non risulta niente. Quindi lei esclude che Celotti lo abbia fatto, che la mia... Certamente. Per quello che lo conosco io. Logicamente quello che risulta agli atti processuali viene letto nel senso non della revoca del mandato, nel senso della vostra impegno perché questo mandato a uccidere fosse messo in atto, insomma. È una cosa assurda. Ora, signora Pira, torniamo a questi milioni, a questi 60 milioni. Sì. Quindi, quando riesce ad averli? Quando una mattina, come una pazza, mi sono alzata, ho preso il telefono, ho fatto il numero e ho trovato finalmente lei, al che rispondeva. E gli ho detto, io oggi voglio i miei soldi, se no vado alla polizia e racconto tutto. A quel punto? A quel punto lei mi ha detto, dammi il tempo, adesso io non ricordo, di andare in banca la cassetta a prenderli. Quindi lei comunque voleva tutti a 100 milioni o a quel punto si sarebbe contentata solo, no, avrebbe perso quei 40 milioni pur no, di chiudere, sì, pur di venirne fuori, questo voglio capire. Li avevo considerati persi perché lei mi ha detto, te li danno in cambiali. Ah. E io non prendo cambiali da chi non conosco. E quindi? Quindi chi sbaglia paga, e ho detto meglio così, ho perso 40 milioni e per me era tutto finito, era chiuso. Quindi che è successo? Che lei è andata, da sola? Sono andata, mi ha accompagnato Celotti fino al portone sotto, io sono salita, lei mi ha fatto trovare la busta, la mia busta, sul tavolo, questa stessa che aveva, io ho preso la busta e me ne sono andata senza neanche salutare. Poi come dice lei, gli errori si pagano. Gli errori si pagano sempre. Ecco.
tante volte si pagano un po' di più. Ora, il discorso è questo, il fatto della restituzione di questi 60 milioni trova una risposta in un'agenda dell'avvocato Re. Nell'agenda il 16 novembre la Re ha annotato, come è stato poi trovato, 60 per PIVA, e proprio il 16 novembre la Katia Re è andata in banca. Devo sempre ricordarle che i magistrati che l'hanno giudicato, lei, la Re e tutto il gruppo, hanno ritenuto che questi 60 per PIVA volessero dire 60 milioni dati alle persone che dovevano mettere in atto questo agguato per conto della PIVA. Io devo dire come i giudici hanno interpretato. No, i 60 milioni sono stati dati a me, grazie a Dio. Questo... sono quelli che ho recuperato. Ecco, signora, lei... questa è la cosa terribile. Cioè... ma lei ha potuto... dove ha messo questi soldi? Ha potuto dimostrare di averli avuti? Non ho potuto dimostrare. Eravamo sotto il periodo di Natale. Avevo delle spese da fare, da pagare all'amministrazione, se ben ricordo, non mi ricordo tutto. Quindi avevo la cassetta di sicurezza in casa e li ho tenuti in casa. Lei dopo la restituzione dei soldi, signora Piva, ha più avuto contatti con la signora Re, con l'avvocato Re? Vi siete più sentite? No, non ho mai più voluto vedere, anche perché era un elemento che non mi piaceva frequentare, certamente. Arriviamo al fatto, signora Piva, il 23 marzo del 1994 c'è l'attentato a Guido Sermenghi. Sì. Lei quando e come viene a sapere dell'attentato a Sermenghi? Vengo a sapere da un'amica, per cui io ho preso il telefono e ho telefonato. A chi? A mio marito. Non c'era lui in casa, mi ha risposto una donna, mi ha detto che non c'era, allora io ho chiesto, ma è vero che è successo questa... Mi ha detto sì, ma non... E come sta mio marito, che cosa... No, se Sermenghi sta benissimo, non è successo niente di speciale. Ma lei, signora Piva, è venuto il sospetto che potesse esserci un collegamento tra quel vecchio mandato a spaventare e l'attentato a suo marito? No. Ma comunque lei tenta di verificare, al di là della telefonata... Perché nessuno sapeva dare delle notizie precise, quindi ho cercato di sapere, sono andata a cercare sui giornali, ho cercato i giornali. Giornale di Nizza. Giornale di Nizza, sì. Dopo che mi ha chiamato la mia amica, mi ha chiamato subito dopo la Re, dicendo che gli aveva avuto una telefonata strana dalla Francia, dove gli dicevano che tutto era fatto, sì. E lei cosa? Era cronologicamente. Esattamente così, ho voluto che lei lo ricordasse. No, ho dimenticato. Sì, vabbè, insomma è normale. Lei come reagisce? Ecco, se tutto era fatto, cosa significava per lei? Dal momento che lei aveva dato una revoca per questo mandato, cosa voleva dire la Re? Io non ho capito che cosa voleva dire, tanto è vero che ho preso il giornale e sono andata da lei e gli ho chiesto che cosa vuol dire questo. E allora? E lei mi ha guardato, ho guardato il giornale e mi ha detto, ma noi non c'entriamo mica niente. Io ti ho anche dato i soldi indietro. Però lei ha telefonato, cioè c'è un po' di discrepanza tra quello che lei mi sta dicendo nel comportamento della Re, perché la Re le telefona dicendole che tutto era stato fatto. E poi quando lei va... No, che aveva ricevuto una telefonata che tutto era stato fatto. Che tutto era stato fatto. Che però lei non aveva capito. Signora, lei dice a telefono a casa di suo marito, parla con una persona, poi riesce a parlare con suo marito? Ha chiamato lui, sì, mi sembra. Esatto. Ha chiamato lui. Cosa le ha detto, signora? Gli ho chiesto come stava, bene, bene, era molto agitato, sentivo una strana voce.
E adesso faranno indagini, cercheranno, vedranno chi è. Cosa devo rispondere? Va bene, ma io ho bisogno di parlarti, devi venire a Monte Carlo, devi venire per una cosa urgente. Io gli ho detto, ma io vengo spesso a Monte Carlo. E infatti per le bambine di Celotti volevano andare per la Pasqua, perché volevano vedere la Costa Azzurra che non l'avevano mai vista. Andate in Francia, sì. Andate in Costa Azzurra, cosa accade? È un risvolto questo viaggio. Non sì. Si conclude poi in modo molto felice. Ecco. Sì, siamo da due giorni in Provenza e alle 6 del mattino sentiamo pum dalla finestra e dalla spalancare con i poliziotti con le pistole in mano che entrano e ci arrestano. E che accade poi, signora? E poi io ho sostenuto l'interrogatorio, e mentre facevano l'interrogatorio erano dei corridoi con le tramezze di legno, quindi una porta qua, e le porte erano vicinissime, e sentivo mio marito che mi accusava. A lei lo sentiva proprio dalla stanza sì, accanto? Sì, sì, certo. Cosa diceva suo marito? È stata mia moglie, perché è mia moglie che vuole ereditare. Io l'ho sentito con la mia orecchia. Ma lei non ha chiesto subito un confronto con suo marito? Non ci ho pensato, si poteva chiedere un confronto. Perché no? Ma potevano farcelo fare loro. Cosa è accaduto? Vi hanno rilasciato? Sì. Ecco, sì. Con quale motivazione? Non c'erano elementi a vostro carico. Non c'erano elementi a nostro carico. Hanno guardato dappertutto, hanno controllato dappertutto, tutto. Non c'erano niente. Ecco, ma lei quindi ormai aveva la consapevolezza che Sermenghi spingeva perché si indagasse su di lei? Sì, sempre. È venuto 5 volte qui a Milano. Ma lei se l'aspettava da Sermenghi questo? Fino a questo punto no. Fino a questo punto no. Io, a proposito della sua vicenda giudiziaria, devo ricordarle che al processo hanno pesato una serie di iniziative prese da lei e da Celotti proprio in quel fatidico mese di marzo dell'attentato, iniziative che poi la Corte ha letto come elementi di prova a suo carico. Allora, partiamo dalla prima. Lei con una raccomandata al suo avvocato storico ha revocato formalmente il mandato a presentare istanza di divorzio con Sermenghi, che sarebbe stato fissato per il successivo 19 aprile. Perché lei ha revocato questo mandato? Chi l'ha detto che era fissato per il 19 aprile? Chi lo dice questo? Chi? Lo dice Sermenghi, lo dice l'avvocato forse, ma non c'era nessuna data. E poi è stato revocato perché lui era inadempiente, noi avevamo dei patti, non ha più passato l'assegno. Però il fatto che lei abbia dato mandato a revocare diciamo, l'istanza di divorzio con Sermenghi è stato letto come una sua volontà di procrastinarla in modo che si verificasse l'attentato e lei poteva, come vedova, ereditare tutto il patrimonio di Sermenghi. Se veramente avessi avuto l'idea di far ammazzare mio marito avrei lasciato le cose tranquille il più possibile, non avrei fatto azioni legali e tutto quel... Dice, non facevo tutte queste azioni, lasciavo le cose così come erano. Signora, ecco, dal giorno dell'attentato a quello del suo arresto passano quasi 2 anni. Sì. Ecco. Lei in quei 2 anni... Io sono a posto con la mia coscienza. Signora Pina, nel gennaio del 1996 lei viene arrestata con l'imputazione di essere la mandante dell'agguato e quindi responsabile anche della morte di Balestrani. Sì. Con la stessa imputazione viene arrestata insieme a lei Katia Re e successivamente verrà arrestato anche Livio Celotti. E vengono arrestate altre 5 persone accusate di essere a vario titolo gli esecutori dell'attentato. Lei conosceva queste persone? Lei sapeva chi fossero? No. Signora Piva, lei ha affrontato il trauma di un processo in corte d'assise e poi in corte d'appello con un'accusa terribile. Lei lo sa, signora Piva, che per i giudici lei aveva 2 moventi per volere la morte di Sermenghi. Il primo, il movente passionale, sì. Cioè i 25 anni d'amore
e quindi la delusione per il tradimento. Ma scusi, se sono venuta, ho chiesto io la separazione, me ne sono venuta via, via io. Quale, dov'è il momento il passionale? Dov'è il movente passionale? Io ho chiesto la separazione. E poi il movente economico, signora, cioè il patrimonio di Guido Sermenghi, perché lei appunto come vedova avrebbe ereditato molto di più di quanto avrebbe ottenuto con il divorzio. È un movente che per chi non conosce può anche essere un movente o per i fatti normali, ma non per le persone come mio marito, i quali si premoniscono di tutto. In caso di morte del marito non avrebbe ereditato nulla, perché della consistenza patrimoniale, immobiliare e mobiliare del marito, che doveva essere, come è, credo, assai cospicua, la signora Piva non sapeva nulla. Le coordinate erano irraggiungibili per certi versi, costituite per lo più di società offshore che detenevano le proprietà di azioni al portatore di proprietà immobiliari e di conti e depositi numerati presso banche sconosciute. E quindi non si sarebbe potuto ottenere di più di quello che già il divorzio gli aveva in qualche modo concesso. Si era premunito perché neanche un filo, un ago potesse arrivare, pensi l'odio che aveva per me. Perché, signora? Perché la odiava? Perché? Perché quando se tu... Io ti posso lasciare, ma tu non mi puoi lasciare. E poi aveva saputo di che c'era Celotti. E si può immaginare come possono... È un'interpretazione. A mio sfavore, però è un'interpretazione. A suo sfavore, se no non saremmo qui a parlare, certo. Signora Pina. Lei ha sempre sostenuto di aver revocato il mandato, sì. Anche solo a picchiare. Sì. Ma allora, come si può spiegare che una banda di 7 persone, 2 delle quali contigue alla malavita, abbia comunque portato a termine per soli 40 milioni questo attentato? Come la spiego? Non lo so. Io credo che l'obiettivo di questo gruppo di persone che intervengono in vario modo a Mentone il 23 di marzo del 1994 potesse essere un altro. L'obiettivo poteva essere non tanto quello di colpire il marito della signora Piva, perché 40 milioni per commettere un delitto di quel genere, da dividersi poi fra 7 o 9 persone a seconda di quante ne vengono contate dalla sentenza, è una somma assolutamente irrisoria per pagare il prezzo di un reato così grave. L'obiettivo poteva essere proprio la signora Piva, perché da quel punto in poi, se il marito fosse morto, la signora Piva avrebbe potuto essere ricattata in qualsiasi modo e per sempre da tutti coloro che avevano organizzato l'attentato. Lei attualmente è agli arresti domiciliari, ecco, noi ci stiamo, sì, parlando in una casa in cui lei è ristretta. Sì. Perché glieli hanno concessi, signora? Perché sono gravemente malata. Signora, in questa tragedia chi le è rimasto vicino? Tutti gli amici. Tutti quelli che conoscevo. Oltre ai suoi amici? E ho figli. Se lui non ci fosse, non ci sarei più neanch'io da tanto tempo. Non è che abbia molta voglia di vivere in queste condizioni, soprattutto. Signora, nelle aule di tribunale i processi li celebrano gli avvocati e i magistrati. Ma se lei dovesse fare una arringa in sua difesa, cosa direbbe? Sono stanca, sono tanto stanca. Sono tanti anni che sono stata martoriata per una cosa che non ho fatto, per cose viste, lette al contrario, messe al contrario, apposta, per la dignità che mi è stata tolta, l'onore, tutto. Non è tanto il fatto di vivere come vivo ora, ma è quello che mi manca, è proprio l'onore. Quello che mi hanno tolto, la mia dignità,
e la mia figura di essere umano. Questo. Cosa devo dire di più?